Sarà che sono da sempre affezionato alla prima storica serie di Gundam, passando per tutto il dolore che è stato Zeta e perché no, il trash gratuito di G. Eppure Unicorn non mi ha mai ispirato particolarmente, dopo che per di più a Odaiba hanno sostituito appunto il glorioso RX-78 col modello Unicorn, diciamo che non mi è stato particolarmente simpatico. Poco potevo saperne che sarebbe diventata la mia serie di OV a tema Gundam preferita, subito a fianco a Stardust Memory, 6 episodi da un'ora belli corposi che mi avrebbero fatto provare sgaso, ma che mi avrebbero anche commosso. Dire che sia tutto curato al millimetro è riduttivo, che Unicorn è una lettera d'amore per la figura dell'intero franchise diretta ai vecchi appassionati, guardando anche a chi vorrebbe avvicinarsi ma è scoraggiato dal gozziliardo di serie prodotte sino ad oggi, che tra parentesi sarebbe del 2010, ma lasciamo stare. La tecnica che miscela il bidimensionale tradizionale e la giusta quantità di tridimensionale è un'accoppiata più che vincente, dato che rende molto credibili i movimenti meccanici ma senza essere tanto opprimenti da far senso. Il leitmotiv della serie rimane lo stesso dagli anni 80, ovvero l'asprissima denuncia nei confronti della guerra, che altro non è che una catastrofe, dove non esistono né vincitori né vinti, ma Unicorn decide di fare un ulteriore passo avanti facendo leva sul secondo perno della serie, i Newtype. Un Newtype è un essere umano che, nello spazio, ha un risveglio dei propri sensi e ascende rispetto il concetto di empatia. Un individuo può conoscere un altro Newtype nel più profondo anche senza essersi mai visto ed è dotato di capacità belliche incredibili. Per questo motivo sono visti unicamente come delle armi, anziché esseri umani, alimentando un profondo senso di denigrazione nei loro confronti. Lo stesso Unicorn, infatti, è una macchina dedita al riconoscimento dei Newtype. E il suo pilota, Banager Lynx, vi si troverà a suo malgrado incatenato divenendone il pilota, come da tradizione, in circostanze d'emergenza. La serie si svolge 3 anni dopo gli eventi della conclusione della storica. Ne riprende moltissimi aspetti, infatti. I personaggi chiave ricalcano le peculiarità dei primi protagonisti senza però essere scialbi. Anzi, sono a loro modo molto credibili e veramente riconoscibilissimi, senza scadere in luoghi comuni del genere o riciclando alcun tipo di aspetto caratteriale. La trama infatti verte su questo fantomatico scrigno di Laplace, che è un qualcosa di così incredibile che a quanto la leggenda narra sarebbe in grado di sovvertire l'ordine della realtà. Praticamente un MacGuffin, che sembra essere più una favola raccontata ai bambini piuttosto che una realtà vera e propria, di cui però lo Unicorn si dice esserne la chiave. E per questo motivo tutti ne sono ossessionati. È uno splendido punto di inizio per avvicinarsi al brand. I punti focali della narrazione Gundam ci sono tutti e vengono rimarcati più volte. La macchina è un mezzo per raggiungere uno scopo che viene messo in dubbio, un dubbio che si trasforma in paura e infine una paura che sconfina nel gelo della solitudine, dove la ricerca di una ragione di vita può rispecchiarsi nello svolgimento di un ruolo che però, attraverso il contatto, usufruendo del calore, conoscendo la gentilezza, ci si può rendere conto che non si è soltanto portatori di solitudine e che la vita vale la pena essere vissuta. La cosa più fantascientifica è che cercando il nome Gundam Unicorn su internet esca effettivamente il mobile suit anziché i pony.